Amici sportivi, amici scommettitori, amici della Champions League, ben ritornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Pronostici della quinta giornata, della penultima giornata, che può essere veramente un crocevia per tantissime squadre che possono giocarsi ancora la qualificazione agli ottavi oppure in Europa League. Prima di iniziare, però, come al solito, devo salutare alcuni dei miei iscritti. Parto da Saverio Chiarello. Ciao Saverio, mi dispiace, mi sono dimenticato di salutarti nello scorso video. Un saluto speciale per te, per primo ti ho salutato. Poi saluto Marino Valenza e saluto Donata che si è iscritta ieri sera. Ciao Donata. E ragazzi, tutti coloro che non saluto, visto che ho avuto molti più iscritti, ma dovete scrivermelo ragazzi, perché se non avete un account YouTube, non siete registrati su YouTube, non mi compare il signor X si è iscritto. Purtroppo è così, quindi scrivetemelo. Allora, ragazzi, detto ciò, partiamo con Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen. Una partita che vede due squadre a 3 punti, teoricamente ancora in lotta per la qualificazione al secondo posto, ma qua è più realistico che queste due squadre pensino più a una qualificazione in Europa League. Direi che la Lokomotiv potrebbe vincere questa partita. Ci copriamo con l'1x. Galatasaray Bruges. Galatasaray che tradizionalmente è una squadra che in casa dice il suo e purtroppo le ha perse tutte in casa fino adesso, con Real, col PSG 1-0, ma c'è un grande problema di questa squadra che non segna, 0 gol fatti in 4 partite. Il Bruges invece è una squadra che anch'essa ha fatto appena 2 gol, ne ha subiti 8, e però vedo qua magari una partita da under 3,5, under 3,5 perché le statistiche sono queste, poi magari fanno 4-4, ma non penso. Real Madrid, PSG, squadre praticamente qualificate, PSG al primo posto, il Real sarà seconda, direi che le cose rimarranno così, per me sarà una bella partita con gol e anche over 2,5. Tottenham, Olympiacos, Mourinho si è appena seduto sulla panchina del Tottenham, sicuramente vorrà vincere questa partita, quindi metto l'1, anche perché Mourinho in casa difficilmente perde le partite. City Shakhtar Donetsk. Qua direi 1, quasi senza ombra di dubbio. Juventus Atletico Madrid. È una partita questa qua alla quale bisogna stare attenti alle altre due squadre, perché la Lokomotiv gioca prima e bisogna un attimino capire cosa faranno quelle due squadre, però penso che potrebbe essere una partita da pareggio, X, e anche perché, sai, se l'Atletico perdesse questa partita potrebbe rischiare di non qualificarsi, eh? Potrebbe rischiare di non qualificarsi. Quindi secondo me sarà una partita da X, noiosa, under 2,5. Chi più ne ha più ne metta. Stella Rossa, Bayer Leverkusen. Qua direi 2. Atalanta, Dinamo Zagabria, forza Atalanta, forza Atalanta, facci sta prima vittoria in Champions, te la metto per la fiducia, 1x. Zenit Lione, una partita che vede il Lione a 7, lo Zenit a 4, se lo Zenit vincesse aggancerebbe il Lione al secondo posto, quindi è molto importante. Vedo una partita da gol però, più che da 1, da gol. Valencia-Chelsea, attenzione, questo girone è veramente interessante. Ci sono Valencia, Chelsea e Ajax a 7 punti. Questa partita è importantissima perché se una delle due squadre perdesse vorrebbe dire quasi un addio alla qualificazione, no? Ai sogni di qualificazione. Quindi secondo me rimanderanno tutto all'ultimo turno e vorrei mettere un X. Barcellona-Borussia Dortmund, metto l'1 più perché il Barcellona deve vincere, perché sono interista e quindi voglio che il Barcellona vinca, quindi metto l'1. Lille-Ajax. L'Ajax è un pochino più favorita da questa sfida, deve assolutamente vincere perché fa parte del girone che vi ho detto poc'anzi. Valencia-Chelsea-Ajax a 7 punti. L'Ajax non può permettersi assolutamente di sbagliare questa partita, quindi 2. Genk-Salisburgo, over 2,5. Liverpool-Napoli. Attenzione che il Napoli è squadra europea. Ancelotti sicuramente in Europa fa molto meglio che in campionato. Però ragazzi, siamo al cospetto dei campioni d'Europa, in casa dei campioni d'Europa. Se il Napoli fosse stato in un altro momento di forma, non sarei stato così sicuro di mettere la vittoria a Liverpool, ma qua gli metto la vittoria. 1. Chiudiamo con Lipsia Benfica.
Questo qua è ancora un girone dove tutte si possono qualificare in realtà. Però l'Ipsia ha dato veramente l'impressione di essere un'ottima squadra. Ha perso lì in Portogallo col Benfica, se non mi sbaglio, 2-1. Qua secondo me non perderà in casa. Quindi mettiamo l'1x e qui chiudiamo. Ragazzi, mi raccomando, sono tantissime partite. Come consiglio sempre, non giocatele tutte perché è praticamente impossibile prenderle tutte. Sceglietene 4-5, giocate 10 euro. Andate a vedere il mio video che si chiama 3 metodi per scommesse vincenti. Cercate di prendere spunto per creare una schedina fatta bene. Ciao a tutti, un saluto in bocca al lupo. Ciao!